Tutti ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Continuano le prove dei possessori dello Yo-Kai Watch per acquisire un nuovo e formidabile potere. Oggi tocca a Katie, come dissi nello scorso episodio, dopo aver superato la prova di Bruno contro Celedrago, e andiamo nel presente, a quanto pare, alla scuola elementare di Valdoro, dove abbiamo un punto di teletrasporto per Traspec. Fortuna che l'ho aperto, se non l'avessi aperto vai a girare, però... Ah sì, invece. No, perché mi sembrava strano, perché nel futuro, o meglio, nel passato ci dà due punti disponibili, nonostante non siano minimamente vicini, ma dato che sono solo due probabilmente ce li dà proprio per quel motivo. Ad ogni modo, abbiamo qui la volpe Kyuubi? E forse connetto, allora abbiamo Verenotto. Buonasera, Katie! Kyuubi sei tu! Ma quindi questo vuol dire che... Esatto, sarò io a sottoporti alla prova finale dello Yo-Kai Watch. Va bene, sono pronta a tutto per sconfiggere Vuoto Oscuro. Meraviglioso, non vedo l'ora di vedere di cosa sei davvero capace. Così subito? Botte e botte? Ah no, ma c'è anche Verenotto. Ciao Kyuubi, per quale motivo ci hai convocati qui a scuola? Mi hai detto che fosse un'emergenza, ci hai fatti preoccupare, gna. Sì, beh, ora vi spiegherò tutto, state tranquilli. Bene, ci siamo tutti, possiamo procedere con la prova. Di cosa si tratterà esattamente? Lo scoprirai subito, mia cara. In ogni caso, una volta superata, sarai in grado di arrivare al cuore dei tuoi amici yokai. Cioè che li apro e prendo il cuore. Vedi, noi Kyuubi possediamo già da secoli questo potere, e sono sicuro che sia assopito anche dentro di te. Per questo siamo qui, ti aiuteremo a risvegliare il tuo potere nascosto. Ma fai attenzione, amica mia, non sarà affatto una passeggiata. Bene, ho finito con le spiegazioni. Dichiaro ufficialmente aperto il test. Aspetta un attimo, non mi hai ancora detto in cosa consiste la prova. Ci stavo arrivando. Questa era solo la mia epica e incredibile introduzione. Dunque, per superare la prova dovrai convincere ognuno di noi ad unirsi a te nella battaglia contro Vuoto Oscuro. Buona fortuna, mia cara. E come posso fare? Tu sei l'ultima perché mi stai antipatica. Dunque, parliamo prima con Robonian. Eccomi, Robonian, sono pronta. Vediamo un po' cosa potrei dire a Robonian. Parla del suo sistema operativo. Sì, ci sono. Ti prego, Robonian, sei la nostra ultima speranza. Gna. Sì, senza il tuo potere non riusciremo mai a sconfiggere Vuoto Oscuro. Fantastico! Ottimo lavoro, umana, mi hai convinto! Boh, bastava, poi ci sarà sicuramente una lotta. Voglio sperare. Coniglietti! Che vuoi, Kyuubi? Stai zitta. O zitto, comunque qualunque cosa tu sia. Zitto con l'asterisco. Oppure la schwa, mettiamo. Eccomi, Velenotto, sono pronta. Vediamo un po' che cosa potrei dire a Velenotto. Vabbè, ma questo è troppo facile. Chiedigli in prestito la sua sciarpa. Ti prego, Velenotto, fammi indossare la tua sciarpa. Che cosa? Deve essere così soffice. Voglio provarla tanto, capisci? Nani? No. Va bene, ma solo se riuscirai a convincere anche gli altri due, ok? Ora prova dagli altri. Dovrai persuadere anche loro. Wow, bastava così poco? Ma sì, in fondo voglio dire, chi non vorrebbe una sciarpa con dei serpenti pronti a morderti? O meglio, a mordere i tuoi nemici, perché loro sono serpenti al tuo servizio. Oppala, guarda, non sono atletica, niente. Kyuubi, signor! Eccomi, Kyuubi, sono pronta. Cosa potrei dire a Kyuubi? Invitalo in squadra. Ti prego, Kyuubi, sei la nostra ultima speranza. Sì, senza il tuo potere non riusciremo mai a sconfiggere Vuoto Oscuro. Ottimo lavoro, mia cara, mi hai convinto. Ora però vai dagli altri, dovrai persuadere anche loro. L'ho fatto. Ci sono riuscita, ha convinto tutti e tre. Credo che dovrò tornare a parlare con Kyuubi. Devo parlarti. Ti sto davanti. Bel lavoro, mia cara. Sei riuscita a convincere tutti e tre. Non ho mai avuto dubbi su di te. Sei davvero una ragazzina in gamba. Dopotutto, anche a scuola è una delle medie più alte della classe. E tu come fai a saperlo? Kyuubi, professor Kyuubi.
Ad ogni modo, la tua prova non è ancora terminata. Dovrai sottoporti ad un allenamento intensivo, grazie al quale supererai l'ultimo ostacolo, la timidezza. Il tipo che ho chiamato saprà come renderti più sicura di te stessa. Esiste davvero uno yokai che rende le persone più sicure? Ma certo, fidati di me. E poi lo conosci già, è un istruttore molto famoso a Yokai World. Non starei parlando del Sergente Quadro, vero? Oh no, avrò le gambe a pezzi per tutta la settimana, me lo sento. Esatto, è proprio lui. Arriverà qui a momenti. Fa una cosa, Katie, di essere Sergente Quadro, se invece di fare 2 ore di squat puoi fare 2 ore di ciclette. Cambia totalmente. Sì, bruci meno calorie, però le gambe stanno meglio. Ad ogni modo preparati al meglio e poi torna a parlare con me. Siamo tutti quanti carichi? Bene allora, hello! Completiamo questa prova. Mi sa che dovremo affrontarlo, Sergente Quadro, e anche loro tre. Grazie di cuore ragazzi, ho apprezzato molto il vostro aiuto. Che c'entra Nate lì? Questo allenamento mi permetterà di proteggere tutti. No, non ce la posso fare, sono solo una ragazzina. Rilassati mia cara, fai un bel respiro e non pensare più a niente, va bene? Kyuubi ha ragione, Katie! Allento l'attenzione, lasciati andare! Itni Sanpo! Avanti, che cosa stiamo aspettando? Inizia l'allenamento di oggi! No, fate quelle facce, mammolette! Fatemi 100 flessioni, subito! Ma non starai esagerando? Gna, mi sto surriscaldando, sento un grande calore dentro di me! Quello è il sistema operativo che sta per andare in crash, dato che hai troppa RAM in utilizzo, la CPU è al 90%, sono 70 gradi di calore, se arrivi a 100 fondi. Anche perché quei razzi che hai là dietro non è che fanno proprio freddo. A meno che... È la forza dell'allenamento, Robonian! Su, fate come me! 1, 2, 3, po! E vedi che bisognava combattere allora? Dimmelo prima. Però sono carico come Sergente Quadro? Ah, Sergente Quadro è un boss ora? Che figata! Ah no, non è vero invece. Raggio incanto. Ok. Bene. Ah, questa è la hosta di Sergente Quadro, praticamente. Più o meno. È quella finale dell'anime. No. Non dell'anime. Sì, sì. È del gioco, Yokai Watch 2. Ora mi sono ricordato. Vai col ventaglio, Katie. Spirito amico. Wow, che roba era quello? Ma l'altra volta non era così l'Energimax. O almeno mi pare. Che figata, ma che è successo? Non lo sapevo che carino avesse questo Energimax. Ma ce l'ho fatta! Tutto grazie al mio allenamento speciale! Finalmente anch'io ho superato la prova del mio orologio! Al lavoro! Ah, allora vedi, per forza non lo sapevo! Non ce l'avevo! Sì, impostolo! Mi sembrava strano, infatti, non era Summer, era lei. Summer fa la difesa, lei fa la salute. Bravissima, hai eseguito quella mossa speciale in modo impeccabile. Ma veramente, se questa è la prova, è la più breve di tutte quelle affrontate finora. Certo che volete attivo, siete dei tipi davvero interessanti. Con il vostro aiuto sono certo che riusciremo a salvare Yokai World. Ah, mai banale come sempre, Velenotto. Hai perfettamente ragione. Certo, sconfiggere Vuoto Scuro e il suo virus non sarà affatto facile, ma insieme ce la faremo, vedrete. Non vedo l'ora di lottare al vostro fianco. Woo! Yeah, Orochi! Ho-hoi! Ben fatto, Katie! Hai ottenuto anche la chiave Yokai di Velenotto! Grazie di cuore a tutti! Interessante. Sembra una persona totalmente diversa ora. Ehi, Kyuubi, potresti organizzare una prova anche per me?
No, mi dispiace, io mi sono occupato solo di questo test. Dai, non fare questa feste, non puoi proprio fare niente per me. Se vuoi posso occuparmene io, creerò un programma speciale solo per te. Mi metto subito al lavoro, voglio vederti scattare come non mai, intesi? Oh no, non si potrebbe rimandare ad un altro giorno? Oh, dato che questa era molto corta, direi di fare quella di Nate ora. Vediamo un po' che succede qua. Ah, ma sono i nostri amici yokai. Salve. Ma tu sei un umano, che cosa ci fai sul Monte Selvoscura? Mi è stato detto che avrei dovuto affrontare una prova qui. Mi sono preparato molto, ora sento di essere pronto. Una prova, dici? Mi dispiace, ma non ne so niente. Come puoi vedere anche tu stesso, noi stiamo semplicemente festeggiando. State festeggiando? Ma un attimo, per caso sei Link, il leggendario maestro degli yokai? Come ho fatto a non riconoscerti? Prego, unisciti a noi. No, non se ne parla, sono qui per affrontare la prova. Dai, rilassati un po', perché non provi a parlare con gli altri? Che cosa aspetti? Lasciati andare, amico. Se proprio devo. Ehi là, amico! Non ti vedevo da un po' qui in giro, come te la passi? Pupo mio. Ma certo, ora ricordo, ti hai rispacciato per Katie. Beccato, fu un vero spasso quella volta. Io non ci trovo niente da ridere. Non farò parola con nessuno della tua figuraccia. Vorrei scherzare, quel travestimento era perfetto. Questo yokai potrebbe creare molti problemi. Ad ogni modo ora devo andare, ecco un pensiero per te. Te azzurro. Wow. Ciao Nevaria, che bello rivederti. Oh, sei tu, cosa ti porta qui? Non dirmi che neanche tu hai saputo resistere al fascino di questa festa. Diciamo di sì. Tu piuttosto, che mi dici del tuo amato fan club? Ah, la musica che sentite di sottofondo ce l'ho messa io perché nel gioco non c'è. Benissimo, grazie, da quella volta non abbiamo più litigato, sai? Fantastico! Saluta Malandro e gli altri da parte mia, va bene? Sarà fatto. A presto. Tutti quanti del te hanno. Ciao Link, ci sono anch'io. Ho saputo che stai diventando sempre più forte, ne sono felice. Grazie Homblu, ma non vorrei mica combattere adesso, vero? Proprio così invece. Forza maestro degli yokai, mostrami tutta la tua potenza. Va bene. Ottima risposta. E magari ci diventa anche amico se vinciamo. Dobbiamo vincere, non se. Oddio. Non è che è una sfida opzionale questa? Vai. No, no, è facile. Vai, finiamolo, amico mio. Andato. Chissà se diventa amico in automatico oppure se devo provare a reclutarlo. Perché tanto per avercelo, non per usarlo. Ma giusto così, come amicizia. Per appunto. Per quale altro motivo? Splendido! Non mi aspettavo niente di meno da te. Anche tu sei stato in gamba, Homblu. Mi ha dato del filo da torcere. E ora continuiamo con i festeggiamenti. Ecco a te. Ci vediamo in giro, amico. Rispetta sempre le regole, intesi? Ciao, ti ricordi di me? Sono Nervi Macho di Yokai World. C'è qualcosa che devo dirti, ma non mi ricordo proprio niente. Forse un onigiri special mi farà tornare la memoria. Ti sfido allora. Se lo sfidiamo magari si ricorda quello che deve dirci. Il fatto che ci chieda di dare l'onigiri oppure di sfidarlo è molto strano, ma... Ehi! Chi sono io per dire di no ad una lotta? Ok, da dietro, vai, vai, combatti! Ma sbaglio o è abbastanza forte? Sì, però non ti fermare qui dietro. Ho sbagliato tutto, ho sbagliato. Vai. Wow! L'ho potenziato, Vai, colpisci. Mamma mia.
Si sì, è proprio distruzione totale abbiamo fatto, poverino. L'ultimo proprio gli ultimi secondi tutti quanti addosso. Bellissimo. Allora che mi dovevi dire? Che sconfitta bruciante. Si può sapere per quale motivo mi è attaccato all'improvviso? Volevo che smettessi di chiedere favori sciocchi alle persone. Sciocchi, ripetilo se hai il coraggio. Se vuoi posso ripeterlo anche 1000 volte, sai. Va bene, ho capito, prendi questo e sparisci. Wow. Chissà, magari se mi dava un altro tipo di tè, se gli consegnavo l'onigiri. Ma non credo. Link, sei tu, che bello rivederti. Ciao Kami K, anch'io sono felice di incontrarti. Ti ringrazio, in quanto K sono attratto dai luoghi legati agli yokai. Ma questo dovresti già saperlo, dopo tutto sei il maestro degli yokai. Ora ho una domanda per te però. Qual è il tuo ricordo più prezioso? Per le avventure che ho vissuto in Yokai Watch 3, esplorare gli USA. Beh, quando ho esplorato gli USA con Luna e Wyatt. Sai, abbiamo indagato su un UFO. È stato a dir poco incredibile. Mi sarebbe piaciuto tanto venire insieme a voi. Kami K, tranquillo amico. Quando avremo salvato i mondi, ci torneremo insieme. Sì, ci sto. Grazie di cuore. Doc Soda, che anche qui è arrivata. Bene, dovrò aver parlato con tutti. È ora di tornare da Banz. Ehi là, Link! Gran bella festa, vero? Sembra che tu ti stia divertendo un sacco, amico. Sono contento. Sì, ma io sarei qui per un'altra ragione, a dire il vero. Tranquillo, lo so bene. E infatti, vorrei che tu facessi il discorso di chiusura della festa. Che ne dici? Beh, sì. D'accordo, Banz, lascia fare a me. Ottima risposta! Procediamo subito! Ora c'è la musica. Bene, gente! È arrivato quel momento! Siete tutti pronti? Boh, tipo da presentatore la faccio. Fantastico! E ora lasciate che vi presenti l'ospite d'onore della festa! È conosciuto nel passato, nel futuro e persino negli Stati Uniti. Lui è... MC Link, il leggendario maestro degli yokai! Prego, maestro, presentati pure al tuo pubblico. Certo. Che fai, l'imparato gna di qualcosa, amico? Jibai ha ragione, fatti coraggio. Ci sono. Ciao a tutti. Io sono Link, il maestro degli yokai. Sono qua per dirvi che presto Vuoto Oscuro sarà sconfitto. Vuoto Oscuro, e chi sarebbe? Non lo so, ma dal nome sembra un tipo molto pericoloso. Avete sentito, gente? Il maestro salverà il mondo ancora una volta! Fantastico! Sì, ben detto, amico! Siamo tutti con te! Beh, sarà di sicuro una bella sfida. Potremmo unirci a te, maestro? Ehi, questa sì che è una grande idea. Più siamo e meglio è. Ah, quindi ora tutti quanti con me? Se lo saremo insieme non perderemo. Vai, datemi tutte quante le vostre chiavi. La forza misteriosa con i shumani e gli yokai. Bene ragazzi, siete benvenuti. Noi tutti sconfiggeremo Vuoto Oscuro. E adesso fatevi sotto, è tempo di allenarci. La sfida finale ci voleva. Oi oi, pronti? Ah, quelli che non ho sfidato. No, nell'immagine l'ho sfidato, aspetta. Ah, però potevi anche non sfidarlo, è vero. Ah, lo spirito amico, beh. Allora, te ne devi andare. L'ho presa all'ultimo, spero che conti. Spero che conti. Non lo so. Vediamo un po'. Fantastico, che lotta entusiasmante. Grazie a tutti, amici. Impostiamo spirito amico come mossa Energimax. Grazie a te, hai imparato quel corpo speciale senza problemi. Quindi è questo lo scopo delle prove di cui parlava Kaira. Proprio così, e sembra che il nostro Link l'abbia superato alla grande. Non importa quale sia l'ostacolo, lui riuscirà sempre a superarlo. Ce l'ho fatta, ho risvegliato il mio potere finale. Ma non siamo che all'inizio ragazzi, c'è un Vuoto Oscuro da sconfiggere. Forza, tutti insieme! E anche questa è fatta. Ottimo lavoro. Bene! Ora manca solo la prova di Jack, perché Summer ha già risvegliato la principessa ed era il suo potere nascosto. Quindi ora non resta che Jack. Oh, qualcosa altro da dirci? Ok, a presto, ti preoccupo. Ma mi sembra che sia
una tortura per lui vivere. Ogni secondo della sua vita è una dolorosa agonia. Ad ogni modo, amici, il video termina qui. Questa volta due prove perché, beh, mi sembrava giusto farle, visto che duravano 10 minuti l'una. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili nel prossimo video prova di Jack. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!